Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Gaming Galaxy. Oggi parliamo dell'update 5.0 che è sul test server, quindi parliamo di Ant Showdown. Ho anche qualche problema di registrazione dovute dal mio gatto che ha deciso che vuole stare con noi. E voi non lo vedete, ma è qua che si struscia sul microfono. Probabilmente lo sentirete, qualche strusciata la sentirete. Quindi vi saluta anche lui. Andiamo a parlare un po' della 5.0, di quello che è stato inserito. Allora, sono stati inseriti ovviamente l'emulatore è stato inserito, questo nuovo AI, molto particolare, molto bello, secondo me renderà il tutto un po' più movimentato. Me ne andremo a parlare tra poco, quando lo andremo a vedere proprio nella patch note. Sono stati un attimino sistemate le quick play, soprattutto per gli spawn random. Sono state inseri È stata inserita, anzi, una nuova pistola, che sinceramente non riesco neanche a pronunciare, è la Bornhelm. Numero 3, va bene, la numero 3, chiamiamola la numero 3, che è una compact pistol, e sono stati praticamente ribilanciati tutti gli shotgun, più altri ovviamente bilanciamenti nel metagaming normalissimo. Andiamo comunque a vedere un attimo l'immolatore, di cui ho già fatto un video. L'immolatore ovviamente è un nuovo mob che si fa esplodere agli avversari. Attenzione perché questo stronzone, perché si può definire così, prima di tutto è velocissimo e seconda cosa apre le porte, quindi inutile mettersi dietro una porta e aspettare che lui esploda, la aprirà e si farà esplodere con voi. Molto bello, secondo me, come AI, molto particolare perché rende veramente il tutto molto più complicato essendo un mob ad attivazione. Quindi dovrete passargli vicino per attivarlo e finché non gli passate vicino sarà uno zombie come gli altri. Molto divertente. Vedremo come verrà poi in realtà giocato e vissuto dai player. Secondo me è particolare, diciamo che alla stregua dei cani bisognerà stare molto più attenti quando si entra negli avamposti, perché chiaramente se vi parte l'immolatore magari dentro una stanza vi fa saltare a voi e magari al vostro compagno. Quindi dai, ricordatevi che è come l'esplosione di un barrel, quindi vi sciotta se vi si è abbastanza vicino, vi sciotta con un colpo solo. Andiamo comunque avanti. È stata ovviamente inserita la randomizzazione migliorata per gli spawn sia in Lonesome Delta che in Stillwater. È stata inserita la pistola, che è una semiautomatica compatta. Non ne sentivamo sinceramente il bisogno, ma hanno comunque inserito una nuova pistola e hanno ovviamente ribilanciato tutti gli shotgun, soprattutto i Romero, come potete leggere qua. Li hanno sinceramente migliorati. Non è stato un nerf, ma è stato un piccolo buff perché gli hanno risistemato lo spread e anche la lacrosse, praticamente il mirino di vari shotgun, e soprattutto per alcuni è stato anche aumentato il rate of fire. Quindi ottima cosa, e gli è stato anche aumentato il range, quindi per esempio da 20 metri che era prima a 25 e via dicendo, ora è a 40 e non 30. Diciamo che gli hanno migliorati un pochino perché in effetti gli shotgun erano più che altro utilizzati quelli con l'accetta per fare il corpo a corpo, quindi sparo e corpo a corpo, ma gli altri fucili, gli altri shotgun non erano praticamente utilizzati. Quindi con questo bilanciamento sicuramente si riprenderà un pochino piede con tutti gli shotgun vari ed eventuali. I vari update ovviamente hanno migliorato gli AI in generale, quindi Mithead, Butcher, sono stati migliorati gli audio, i grunt, anche lo spider è stato ribilanciato. Tra l'altro è stato nerfato tantissimo lo spider, soprattutto nei movimenti. Questo è perché era praticamente una rottura di balle quando iniziava a correre, quindi è stato veramente, veramente diminuito. Sono stati aggiunti il fatto che i Mithead si dismembrano. Sono stati ribilanciati gli Elound, quindi i cani. Ci vorranno adesso più colpi per ucciderli. E,
sarà molto 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 più difficile ucciderli, e di conseguenza per noi che magari i cani sono sempre stati una rottura di scatole, lo saranno ancora di più, perché chiaramente dopo la loro attivazione ci vorrà più tempo e probabilmente anche più persone per ucciderli, e quindi chi va in giro magari da solo o il gruppo è abbastanza separato avrà probabilmente dei gravi problemi. L'unica cosa che è stata, diciamo, nerfata è il fatto che si attivano adesso, meglio, attualmente sul server normale si attivano a una distanza veramente esagerata, quindi è stata ridotta questa attivazione dalla distanza e va bene così. Quindi sono stati leggermente nerfati in quel senso. Ovviamente, come al solito, ci sono stati cambiamenti e add e fix dell'audio, che è sempre un bene considerando che questo gioco è basato sull'audio, e chiaramente sono stati anche sistemati il gunplay con nuove varianti di armi. Per esempio il Mosin Nagant Obrez, adesso c'è l'Obrez Mace, che va benissimo, ok. È stata inserita la Cadwell Pax Claw, quindi altre varianti delle classiche pistole. Il rate of fire dello Spectre è stato aumentato, il Winfield C è stato aumentato, il recoil, i revolver sono stati ribilanciati, soprattutto la Nagant Officer, che era in effetti praticamente una pistola automatica, molto 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 una rottura di balle. In questo caso è stata nerfata con aumento del recoil e dell'innalzamento della precisione, quindi sarà molto meno precisa e va benissimo così. Stessa cosa per la Cadwell Conversion, gli hanno invece aumentato la precisione, perché è una pistola che prima veniva utilizzata e invece ora come ora non viene praticamente più cagata di striscio. Per quanto riguarda la chain invece è stata proprio nerfata, infatti gli hanno ridotto il recoil e anche l'accuracy, però in questo caso. Diciamo che c'è stato un ribilanciamento generale dei revolver e comunque delle pistole. Per quanto riguarda invece gli Hunter, si può mettere, quando si usa il first aid kit, in pausa il first aid, e stessa cosa per altre cazzatine come per esempio lo sblocco delle abilità che adesso sono messe nel rank 1 e rank 2 per quanto riguarda l'unlock, quindi lo sblocco di queste abilità, con in questo caso la Conduit, il Greyhound, il Pack Mule, l'Horse Skin e il Gator Legs. Quick Play è stata modificata anche quella leggermente, quindi hanno mischiato quello che in realtà la community chiedeva e hanno anche sistemato degli starter kit, quindi Romero 77, Ed Cannon e Cado Arriva 78. Il Bounty Hunt invece sono stati inseriti, come era già stato fatto una volta, gli anti-camping, le meccaniche anti-camping, il che rende tutto molto molto più bello, anche se praticamente nella Quick Play finisce sempre che si va sul campanile a litigare. Per invece il meta sono stati ovviamente cambiati le challenge, quindi sono state inserite delle nuove challenge e cambiate alcune. Stessa identica cosa per i recruit, sono cambiati anche quelli. Questa patch è veramente infinita e ovviamente hanno cambiato come al solito il costo delle varie armi, quindi aumentate e diminuite. In questo caso sono state diminuite quasi tutte e va benissimo. Chi mi scrive lo odio in questo caso, va bene così. E niente, c'è veramente stato un cambiamento generale di parecchie cose, soprattutto le performance optimization. Per i bug fix, come vedete, c'è una lista lunghissima e ne conoscono ovviamente anche altri milioni, che ovviamente saranno inserite poi nelle patch successive,
Che dire, patch update 5.0, ci sono state le live, e devo dire che stanno facendo dei grandissimi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda le ottimizzazioni e bug fix. Sono stati si stanno ritornando sui vecchi passi, perché stanno infatti ribilanciando tutte le armi, cosa che era stato inserito nelle patch precedenti che non piaceva praticamente a nessuno. La storia dei proiettili rimane la stessa e secondo me la cambieranno anche quella, ma soprattutto sono stati veramente diminuiti il costo delle cose, che sembra una minchiata ma non lo è, considerando che attualmente per guadagnarci qualcosa ci vuole veramente un bel po', e sono più le volte che si perdono soldi piuttosto che si guadagnano. In questo caso hanno diminuito i costi dei parecchi oggetti comprensivi di nuovi equipment, ma anche dei vecchi come Romero, lo Spectre, che costavano veramente esagerato per quello che facevano. Che dire, buona patch, speriamo che funzioni molto bene. Io ancora non l'ho provata sul test server perché sto facendo altro nel frattempo, ma spero di avervi fatto piacere, di avervi portato tutto questo resoconto della 5.0. Fatemi sapere se per caso la state giocando, che cosa ne pensate, se magari c'è stata anche un'ottimizzazione, quindi un'ulteriore ottimizzazione dalla patch precedente, e noi ci risentiamo con i prossimi video e i prossimi cambiamenti che ci saranno su Showdown. GG a tutti quanti!